Finalmente oggi prendiamo atto che il sindaco vuole dialogare con la maggioranza. Per questo ci fa piacere, sindaco, che non è più apprezzato il sito di consigliere. Che non vota apprezzato il sito di consiglieri. Votiamo a favore del rinvio. La parola al consigliere Ciancarillo. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri, io ho ascoltato tutti gli interventi come mi è abitudine fare per poi intervenire e cercare di tracciare un po' le linee conclusive di questa seduta di consiglio. Devo dire che alcuni interventi hanno avuto anche forse un'eccessiva superficialità politica. Ascoltavo prima il collega Pazza quando parlava di alcuni emendamenti fatti l'anno scorso sul bilancio di previsione, dimenticando che quegli emendamenti sono frutto di un lavoro di squadra che ha visto fortemente impegnata la maggioranza di governo attivamente a chi in sede di commissione di bilancio rappresentava l'opposizione consigliare. In verità la distrazione sta nel fatto che io sentivo dire che sono emendamenti nati dal collega Cucce e dal collega Pazzo, mentre invece la fonte e la natura di quegli emendamenti erano semplicemente il percorso naturale di un ragionamento che era stato fatto in sede di commissione bilancio, a cui va riconosciuta la paternità degli stessi. Io non voglio neanche commentare lo spiacevole terreno che purtroppo oggi la maggioranza di governo ha nuovamente dato scena all'interno di questa specifica, perché ritengo che la politica sia una cosa seria che non appartenga a tutti e soprattutto chi rappresenta le istituzioni dovrebbe poi nel momento in cui si entra in banca avere un atteggiamento conseguenziale all'impegno assunto con gli elettori. È molto spesso ciò che noi. Però è chiaro, caro sindaco, che già ce lo stiamo dicendo da diversi mesi. È arrivato il momento, anche perché poi ci sono delle scadenze a breve che dovranno essere affrontate, tra cui anche il bilancio di previsione, è arrivato il momento che questa maggioranza veramente tracci le linee della propria continuità amministrativa. Anche quando ero consigliere di opposizione, io ho sempre sostenuto che chi governa lo deve fare nella pienezza dei poteri e soprattutto per l'intera durata del suo mandato. Lo dicevo anche quando ero opposizione, perché credo che soltanto la comunità amministrativa possa poi determinare i risultati che la città praticamente si aspetta che la città spera. Però è necessario anche che, per poter avere questa continuità per tutto il quinquennio, ci sia una maggioranza in grado di governare la città e ci sia un'opposizione che nel rispetto dei ruoli, facendo la propria parte anche propositiva, si sappia poi distinguere dalla maggioranza su quelli che sono gli appuntamenti epicali, tipo ad esempio l'approvazione del bilancio di previsione. Perché dico questo? Perché credo che tu fai bene, domani mattina così devo fare già da stasera, ad attivare una serie di consultazioni, perché le consultazioni non sono quelle che fanno il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio di Ministri. Questa è la parte città della campagna, per cui è giusto che i passaggi politici vengano denominati così come la terminologia politica. Quindi tu fai bene da stasera, da domani, ad attivare le dovute consultazioni, ma semplicemente per prendere atto se questa maggioranza può ancora governare questa città o se sia necessario purtroppo andare ad una città. Io già da ora ti dico, e non perché sono attaccato alla fortuna, ma semplicemente perché credo che noi abbiamo un mandato popolare a fronte del quale abbiamo l'obbligo e il dovere di governare semplicemente con buon senso. Già da oggi io non ho nessun problema, per me non c'è manco bisogno di fare questo confronto e di attivare questa procedura che è necessaria a questo punto. Già da ora ti dico che noi siamo
io e il collega del Prete siamo pronti a sostenere questa amministrazione, a procedere in un percorso amministrativo serio, dove ciascuna forza politica che rappresenta la maggioranza abbia il proprio spazio, abbia lo giusto spazio, legato anche alla composizione numerica che caratterizza i diversi gruppi politici all'interno della maggioranza stessa. È chiaro che per il ragionamento che io faccio è sempre comunque limitato a quelle forze che si rivedono nel governo regionale di Stefano Caldoro e che si rivedono in questa attuale quadro di maggioranza di governo, UDC, MPA e PDL. Perché credo che se dobbiamo continuare a governare, e io sono convinto che noi dobbiamo farlo per 5 anni, è necessario che però lo si faccia così come gli elettori hanno voluto che sia. Gli elettori hanno espresso un consenso, tra l'altro neanche poi eccessivamente forte, di un voto del centro-destra, ma comunque hanno espresso un consenso che ci vedeva vincitori alle scorse elezioni, e in virtù del quale consenso il centro-destra è stato chiamato a governare il territorio. Il centro-destra è stato chiamato a governare il territorio ed è giusto che il centro-destra governi il territorio. Le consultazioni serviranno a fare chiarezza, serviranno a capire se ci sono le reali condizioni politico-amministrative per poter procedere in questa nostra esperienza. È chiaro che importante sarà anche il dibattito politico che ci sarà il giorno 26. Perché guardate, io credo che molte delle questioni che dividono questa maggioranza sono logiche e meno umane alla politica. E questo è quello che mi preoccupa ed è per questo che molto spesso non prendo posizione e mi allontano da alcune beghe interne alla maggioranza di governo. Perché vedendo che molte delle beghe non siano beghe politiche. E questo mi rattrista, mi dispiace e soprattutto mi preoccupa. È normale che nel momento in cui si dovesse registrare l'impossibilità di proseguire in questa esperienza, un consiglio comunale, e io su questo non condivido l'impostazione di Bazza o di Russo, perché io non credo che lo strumento di divisione sia. Anzi, tutt'altro, io credo che debba essere il consiglio comunale, in cui vogliono realizzare per creare la dell'esperienza consigliare. Perché poi in quella sede ciascuno dice ciò che pensa e lo dice fino in fondo, senza dover poi più essere trattenuto da quelle logiche che molto spesso ci impongono di cercare di mantenere le vedi dell'equilibrio di una maggioranza molto spesso orientale. Perché a quel punto le cose verranno dette per nome e per cognome, verranno dette nella loro trasparenza e nella loro assoluta limpidezza. Perché io ritengo che molte delle questioni che bloccano questa maggioranza non sono questioni politiche. E perché lo dico con convinzione, io ritengo che le dimissioni siano un atto di fuga, a mio avviso anche un atto di biaccheria politica. Io credo che invece sia necessario che la sede unica risultata, decretare la fine o la continuità di un'esperienza consigliata, sia la stessa scelta. Ed è in quella sede che sul bilancio, sulle misure dei conti, o durante il dibattito politico, che avrà da dire qualcosa contro questa maggioranza, lo può fare interamente, che hanno il principio di democrazia, e conseguentemente potrà convincere anche gli altri che forse questa esperienza non si è. Io mi auguro che sia l'ultima volta che soprattutto nel partito nel quale vivo, il PDL, si arrivi in consiglio comunale e si riallunga a queste messe in scena che secondo me fanno molto male alla politica. Ci sono le sedi, le riunioni ufficiali, il PDL, che non vuole partecipare a quelle riunioni che mi ha sempre sotto. Perché l'unico luogo, l'unica sede in cui si potrà discutere di politica in sede di partito sono le riunioni che verranno convocate da chi oggi è stato. Io credo che sia un gruppo dei parlamentari almeno il consenso della metà più uno dei consiglieri che fanno parte del gruppo, altrimenti al di là dei regolamenti non può essere fatto più. Detto questo, io veramente credo che oggi proseguire in questa seduta sia inutile, ma non tanto per l'aspetto tecnico, anzi diciamo che oggi Raffaele Pesci ha offerto anche la sbarraggio, se vogliamo. Fermo restando che la volontà tecnico-giuridica lei risposta è ricevibile, il problema è politico e va risolto nelle sedi politiche opportune. Io credo che questa maggioranza o ritrova un minimo di coesione, o ritrova un minimo di compattezza e riprende su quel percorso programmatico che c'era mandato 2 anni fa, o questa esperienza si avvia a termine. Ma si avvia a termine non attraverso lo strumento delle dimissioni del sindaco, perché io dovrei avere la possibilità di dire ciò che veramente penso. Mi devo dire di lettura e di sventura secondo la perché credo che la sede competente, la città tutta, debba avere contezza del perché un'amministrazione dopo manco 2 anni di attività va in casa. Debba avere contezza e soprattutto debba avere una piena visione di ciò che è accaduto a quel punto determinato scioglimento 3 anni prima della scadenza naturale, perché non è una cosa normale che un'amministrazione.